Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, eccoci qua di nuovo su FIFA 19, però per una cosa diversa, e cioè, tempo fa ho effettuato un sondaggio tramite la mia pagina Facebook e il mio canale Instagram, dove vi chiedevo con quale squadra volevate che io iniziassi una nuova carriera dopo aver effettuato l'aggiornamento delle rose dopo il calciomercato invernale. La scelta era tra il Napoli e il Milan, il popolo ha scelto per il 60% il Napoli, e quindi eccoci qua. Allora, ho saltato le prime cose futili, quindi ho già scelto di partecipare ad un torneo pre-campionato. Infatti siamo in un girone di qualificazione contro il West Ham, il Leverkusen e l'Olympique Marsiglia, quindi sono tre squadre per niente facili da affrontare. Vi ricordo che questa carriera sarà giocata con il livello di difficoltà Ultimate, quindi il più difficile. Ho già mandato in prestito due giocatori giovani che so che non userò praticamente mai, anche se ho disattivato la prima finestra di mercato estivo, visto che già le rose sono aggiornate, ripeto, con il mercato invernale. Questa è la rosa con la quale ho deciso di schierare la mia formazione standard, e cioè Ospina in porta, Gulam, Koulibaly, Albiol, Isai, Zielinski e Hamsik e Allan dietro la difesa a recuperare palloni. Attacco, Insigne, Milik e Kayewon. Questi invece sono gli obiettivi che la nostra dirigenza ci chiede, e cioè di arrivare alle semifinali Champions League, e la vedo abbastanza difficile, secondo me sarà veramente dura. Vincere il campionato nelle prossime due stagioni e qualificarci per la UEFA Champions League in classifica. Per la crescita giovani ci chiedono di ingaggiare un giovane in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati seguiti, schierarli per 5 partite o all'inizio o in corso e ingaggiare un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore dalle vendite delle magliette. Per quanto riguarda le finanze, dobbiamo aumentare il valore del club del 25% in due stagioni, raggiungere la finale di Coppa Italia, ripeto, qualificarci per la UEFA Champions League e vincere il campionato entro due stagioni. Vediamo una richiesta di Meret di poter giocare la prima partita, secondo me glielo possiamo anche concedere perché sinceramente nella realtà è un ottimo portiere. Vediamo come se la caverà qui nella nostra carriera. Ok, la prima partita da affrontare sarà contro il Bayer Leverkusen, squadra per nulla facile. Come ho detto, questa è la formazione che userò con Meret in porta, Gulam, Koulibaly, Albiol e Isai in difesa, Zielinski e Hamsik e Allan dietro le punte, Tridente, Insigne, Milik. Ragazzi, andiamo in partita. Ok, la partita è cominciata, vediamo un attimo di cominciare a studiare l'avversario e di fare un buon debutto in questo torneo precampionato. Stare molto attenti in difesa. Kayon recupera il pallone, passaggio per Hamsik, ha spazio, può provare il tiro, ci prova a giro e la svirgola. Koulibaly tende un compagno, Leverkusen che pressa tantissimo, infatti Koulibaly perde palla, attenzione, ci potrebbe essere la prima occasione per Leverkusen, per fortuna il tiro è debole e Meret para con facilità. Gulam per Allan che non riceve il pallone perché viene contrastato, ma subito il Napoli lo recupera. Zielinski per Hamsik, ma viene subito intercettato facilmente dalla squadra del Bayern. Attenzione. Volland in aria, viene marcato, tenta il tiro, attenzione, di nuovo palla pericolosa, tiro ed è gol. Tiro ed è gol. Napoli in svantaggio. Dopo una palla persa del Napoli, grande risposta di Meret sul tiro di Volland, ma la palla ritorna tra i piedi dei giocatori dell'Everkusen. E siamo 1-0, avendo difficoltà nel gestire il possesso di palla. Di nuovo il Bayern sulla fascia pericoloso, attenzione al cross in mezzo, lo effettua Koulibaly, non ci arriva, ma la palla va fuori. E Meret accompagna il pallone fuori, intanto viene ammonito un giocatore del Bayern per un fallo precedente. Grande passaggio di Hamsik, Gulam vede Zielinski, prova a metterla in mezzo, ma il tiro viene contrastato, di nuovo possesso di palla per il Napoli con Hamsik. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Solo. Attenzione. Allan per Insigne che a due passi sbaglia facendosi parare un tiro facilissimo.
Angolo. Vediamo. Kayon la mette in mezzo. Palla troppo sul portiere. Il portiere respinge. Allan di nuovo. Recupera palloni. Mare chiaro. Mare chiaro. Tenta il passaggio per Zelinski, ma viene falciato. E ci sarà un'altra ammonizione, sicuro? E infatti. Calcio di punizione per il Napoli. Insigne la battuta. Proviamoci. Palla che non gira troppo e parata facile del portiere. Vediamo se giocando in modo un po' più veloce, anche con qualche cambio, riusciamo a fare meglio. Ricomincia la partita al secondo tempo. Nessun cambio da parte di entrambe le squadre e vediamo se riusciamo a raddrizzare le sorti della partita, almeno con un pareggio. Dobbiamo essere più solidi in difesa, che veramente. Giocano con molta molta calma e ci fregano con i giochini e con le finte. Attenzione a non far fallo. Ok, risposta buona da parte di Meret. E Isaiah spazio e può andare. Vede lo scatto di Allan per Arkadiusz Milik. Zielinski in posizione regolare? No, fuori gioco, porca miseria. Ok, effettuiamo le prime due sostituzioni dentro Dries Mertens al posto di Milik e Fabian Ruiz al posto di Zielinski. Vediamo se la velocità di Mertens ci sarà utile per raddrizzare le sorti della partita. Recupera la grande Gulam. Attenzione, posizione possibile per un tiro da parte dell'Everkusen, ma Koulibaly la spazza fuori. Pericolo da palla ferma, attenzione. Mertens recupera il pallone ma viene contrastato, non viene chiamato fallo. Attenzione, di nuovo il Leverkusen in possibile attacco, ma palla lunga. Leverkusen sulla fascia la mette in mezzo, palla facile da recuperare, ma arriva un giocatore dell'Leverkusen, attenzione, rischio, ma con calma e sangue freddo Koulibaly la spazza. Tentiamo un contropiede, gestito malissimo. Di nuovo Fabian Ruiz cerca Mertens, ma non si trovano. Il nuovo acquisto del giocatore del Napoli, Ruiz, preso in questo mercato estivo. Albiol vede bene, un'ottima difesa. Ruiz può avanzare. Aspetta lo scatto di Insigne che arriva. Attenzione, sulla fascia ha abbastanza spazio. La passa. Attenzione, tiro da fuori di Fabian Ruiz e gol! Ed è gol! Grande, grande Fabian! Grande intuizione che abbiamo avuto facendolo entrare dalla panchina. Tenta il tiro dalla distanza e il palo lo aiuta. Palla sul palo e poi dentro. Bene così. Passaggio in mezzo. Assist di Allan. Tiro sul primo palo. Ottimo debutto per il nostro nuovo giocatore, in maglia azzurra. Il Napoli pressa. Dopo un momento di difficoltà. Palla Attenzione. Leverkusen intenterà di nuovo il cross in mezzo. Uscita grande di Meret. Meret si è comportato molto bene, devo dire. Mi devo ricredere, nonostante la sua giovane età. Vediamo lo scatto di Kayon che arriva, va avanti perché ha spazio, la mette in mezzo, prova a metterla in mezzo per Mertens, detta il tiro, palo! Proverà il cross in mezzo e Insigne che è un soldo di caccia, non ci arriva, peccato. Forse l'ultima occasione, no. Va bene ragazzi, il nostro debutto finisce con un 1-1. Non è male, possiamo fare di meglio e dopo il gol dell'1-1 ci siamo di nuovo svegliati e abbiamo provato a portarla a casa, non ci siamo riusciti, ma sinceramente, prima partita, difficoltà ultimate contro una squadra comunque di tutto rispetto come il Leverkusen, non c'è male. E ottimo debutto di Fabian Ruiz con il gol. Allora, abbiamo un'offerta di trasferimento da parte del Chelsea per Koulibaly e ovviamente la nostra risposta sarà assolutamente no, perché io Koulibaly non lo venderò mai. Ok,
Ok, seconda partita delle tre programmate in questa puntata, dobbiamo affrontare l'Olympique Marsiglia. La classifica dice Olympique Marsiglia 3, Napoli 1, Leverkusen 1 e West Ham 0. Infatti il West Ham quindi ha perso contro l'Olympique Marsiglia e noi adesso vediamo di riuscire a vincere in modo da poter raggiungere la cima del girone. Facciamo la formazione. Questa è la formazione per la prossima gara. Meret confermato in porta, Ghoulam Koulibaly, Albiol e Isai. Zielinski e Hamsik a centrocampo con dietro Allan che è in salita perché ha una valutazione più alta con la freccina in su, quindi vuol dire che si sta comportando molto bene. Cambio in attacco, Insigne, Caillon e davanti Mertens. Puntiamo sulla velocità, ragazzi. Andiamo in partita e speriamo bene. Questa sarà difficile, eh? Ancora più di quella di prima. Ok, ragazzi, la partita è cominciata. Vediamo se riusciamo a espugnare il campo avversario di questi francesi. Non sarà facile, perché secondo me è la squadra più forte del girone questa qua. Ghoulam vede Insigne, cerca di scattare, arriva sulla fascia, tenterà il cross in mezzo. Vediamo che arriva Hamsik, ma viene anticipato. Hamsik, Zielinski tenta di girarsi, vede Insigne, posizione regolare, prova il tiro a giro di poco fuori. Peccato, prima occasione per il Napoli al sesto minuto. Dobbiamo sempre stare attenti in difesa. Francesi sulla fascia, tenterà il cross in mezzo. Ghoulam non ci arriva, per fortuna il tiro è debole. Meret è in buona posizione, primo rischio per il Napoli. Ghoulam, Zielinski, Allan vede lo scatto di Caillon che la passa subito a Marek. Attenzione, Zielinski può tentare il tiro. Grande reazione del portiere. Altra occasione per il Napoli, molto propositivo. Sul primo palo, bella la reazione del portiere francese. Hamsik per Allan, spazio, ritorna indietro, di nuovo passaggio per Hamsik, tenta un dribbling, ci riesce, prova il tiro dalla distanza, di nuovo altra risposta del portiere dell'Olympique Marsiglia, ma non è finita. Di nuovo Allan per Hamsik, tenta il tiro, può provare a tirare di nuovo il tiro a giro, altra parata. Altra parata, altro calcio d'angolo. Cerca di farla andare avanti per Mertens. Ti si gira, prova il tiro di nuovo. Il tiro a giro. Ennesima occasione per il Napoli, che non riesce a entrare in aria, quindi prova i tiri dalla distanza. Parecchio fuori. Possibilità per l'Olympique Marsiglia, che potrebbe tirare. Prova il tiro, grande risposta di Meret. Quella mano di richiamo che mette la palla in calcio d'angolo. Rischio per il Napoli. Ottima risposta del giovane portiere napoletano. Contropiede, attenzione. Caillon per Insigne. 1-2, Insigne, attenzione, 3 contro 2, va in aria, può metterla in mezzo per Zielinski, tenta il tiro di gol! Piotr Zielinski! E Napoli in vantaggio con un ottimo contropiede al 38esimo. Incredibile. Ottima azione. Inserimento sulla fascia di Caillon che la mette in mezzo per Zielinski, che di prima la mette nell'angolino basso. Portiere battuto, imparabile. E siamo in vantaggio, signori. Molto molto bene. Caillon in mezzo, Koulibaly di testa, di poco al lato. Ottima occasione per il Napoli per andare sul 2-0. Incontrastato sul primo palo. Palla di poco fuori. Possibile occasione per il Napoli. Attenzione, Mertens fa involare Caillon sulla fascia per provare il tiro. Calcio d'angolo. E ancora la partita non è finita. Nuova occasione. Caillon la mette in mezzo. Koulibaly prova di nuovo il tiro di testa, ma senza possibilità. Finisce qui il primo tempo, un ottimo Napoli con tante tante occasioni da parte della squadra partenopea, ma rimane comunque in vantaggio con un'ottima azione da parte di Piotr Zielinski, che dopo tre tentativi di questi tre, uno va in rete. Comincia il secondo tempo, siamo sempre in vantaggio 1-0, speriamo di riuscire a portare a casa la vittoria. Se continuiamo a giocare come nel primo tempo ce la facciamo sicuro. Ghoulam sulla fascia per Insigne,
Perde il pallone per un attimo, ma la riprende Zieniński, l'eroe della partita. Passaggio velo da parte di Hamsik. Kayon, Kayon tenta un tiro incrociato, ma sul piede sbagliato, sul piede debole. Doppio passo del giocatore francese, 1-2. Passaggio in mezzo, attenzione, palla troppo facile, gol. Gol. 1-1. 1-1. Anche se per me era un po' in fuorigioco, ma siamo stati scemi. Siamo stati veramente scemi. Meret non poteva fare nulla. Tutto da capo, 1-1. Due cambi tra le file del Napoli. Esce un buon Hamsik al posto di Fabian Ruiz e debutto per quest'anno per Adam Unas al posto di Callejon. Un giovane molto molto promettente sia qui che nella realtà. Attenzione, lo metteranno sicuramente in mezzo. Allora, ricominciano da dietro i giocatori francesi. Tentano lo spazio per il tiro. Ci provano, ma per fortuna Meret è reattivo. Calcio d'angolo. Stiamo rischiando tantissimo. Palla ancora lì. Nuova possibilità di cross. Palla buona. Palla sopra la traversa di Poco al 71esimo. Attenzione. Palla sulla fascia, sulla fascia per l'Olympique Marsiglia. Può provare il cross. Palla non uscita fuori. Attenzione. Fallo in aria. Calcio di rigore per una spinta. Un fallo stupido da parte di Koulibaly. Adesso vediamo se Meret riuscirà a fare il miracolo. Sì! Grande parata del nostro portiere. Grande, grande Meret, grande Meret. Mi sa che si è preso il ruolo da titolare dopo questa ottima prestazione. Attenzione, Napoli in contropiede. Insigne per Mertens, palla per un as, aspetta l'inserimento di Mertens, vediamo l'inserimento di Insigne che dovrebbe essere in posizione regolare, no, fuori gioco. Ultima sostituzione da parte del Napoli, entra Simone Verdi, anche lui è al debutto ed esce un buon Lorenzo Insigne. Vedremo se riusciremo a raggiungere il vantaggio. Attenzione, ultima possibilità per l'Olympique Marsiglia, Balotelli in possesso di palla, riesce a tenerla. Non riusciamo, attenzione, pericolo per il Napoli, pericolo, 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 grande risposta di Meret che salva il calcio d'angolo. Mezzo colpo di testa, gol. Al 93esimo. Ocampos. Una vecchia conoscenza del campo del campionato italiano. Ci ha punito alla fine. Noi non abbiamo concretizzato le nostre occasioni per andare sul 2-0 e loro ci hanno punito. Dove caspita era Koulibaly invece di stargli davanti, non lo so. Era imparabile per Meret. 2-1. Finisce qui. Partita bugiarda, visto che dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo avuto l'occasione di andare sul 2-0, purtroppo non ce l'abbiamo fatta e raga, non va, così non va. Purtroppo. Va bene, adesso vediamo un po' la classifica e vediamo se abbiamo ancora le possibilità per passare al prossimo turno. È arrivata un'offerta di prestito per Luperto da parte del Celta Vigo e visto che non lo utilizziamo, la accettiamo. Allora, la situazione non è delle migliori perché l'Olympique Marsiglia ha vinto contro noi, il West Ham è arrivato secondo, dobbiamo affrontare proprio il West Ham, per passare il turno dobbiamo per forza vincere e dobbiamo per sicurezza sperare che l'Olympique Marsiglia vinca contro il Leverkusen. Ok, andiamo a fare la formazione, ragazzi. Ok, ragazzi, allora, noi giocheremo contro il West Ham con questa formazione qui. Meret è confermato in porta, anche perché mi ha di nuovo chiesto di giocare titolare. Ghoulam, Koulibaly. Maximovic prende il posto di Albiol per farlo riposare e Malcuit, testiamo anche lui come nuovo
acquisto della squadra al posto di Isai, Alane Amsic, Diawara prende il posto di Zielinski sempre per riposo, Insigne Caillon con di nuovo unica punta Milik. Ok, è iniziata la partita, noi abbiamo soltanto un obiettivo, quello di vincere. Speriamo bene. Vede Diawara, tenta di girarsi, aspetta l'inserimento di Amsic, entra in area, può provare il tiro a giro, ci prova, ma svirgola. Koulibaly insegue l'avversario, tenta di non farlo crossare, ma inutilmente, attenzione, mal qui. Palla concitata, attenzione, parata plastica da parte di Meret. Recupera il pallone Insigne. Insigne, Diawara per Amsic, di nuovo per Caillon, Milik. Vediamo, Diawara può provare il tiro. Tenta la precisione. Chiede scusa ai compagni per non averla passata. In effetti poteva passarla tranquillamente a Insigne sulla sinistra. Sempre pericoloso sulle fasce del West Ham. Attenzione. Può esserci il tiro in mezzo, palla concitata, attenzione, per fortuna la palla va a finire nelle mani di Meret. Rischio da parte dei giocatori del Napoli, eh. Altro errore. Mal qui per Amsic, ma la palla non arriva. Riescono sempre a intercettare bene i palloni, eh. Diawara per Amsic, in avanti per Arkadiusz per Insigne, può provare il tiro a giro, ci riesce ma viene smorzato da un giocatore del West Ham e la palla va a finire in calcio d'angolo. Insigne, palla in mezzo! Chi ha provato il colpo di testa? Maximovic, di poco a lato. Di tanto a lato. Caillon per Amsic, vede l'inserimento di Avarà. Potrebbe provare il tiro, non ci riesce. Di nuovo palla per Amsic, si gira. Può provare di nuovo il tiro a giro. Di nuovo di poco fuori. Non riusciamo a entrare in aria. E qui finisce il primo tempo sullo 0-0. Qualche piccola occasione per noi, ma niente di eclatante. Qualche tiro da fuori che non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo fare molto molto meglio nel secondo tempo. Solo che loro si chiudono, non mi fanno entrare in aria. Ok, allora. Inizia il secondo tempo e ho effettuato un cambio di modulo. Siamo passati a un 4-4-2 con l'inserimento di Verdi sulla fascia sinistra e Insigne e Milik come attaccanti. Subito Caillon sulla fascia, attenzione, vede Insigne in mezzo, ma arriva Amsic, palo! A 2 cm becca il palo. Incredibile. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ultime due sostituzioni per il Napoli, escono Milik ed Amsic ed entrano Dries Mertens e Fabian Ruiz. Mertens che andrà a fare la coppia d'attacco con Insigne, vediamo un po' se qualcosa cambierà. Verdi per Mertens, palli rimpalli, attenzione, vediamo Fabian Ruiz che serve Insigne. Vede l'inserimento di Mertens ed è gol! Dries Mertens! Grande inserimento in area del giocatore belga. Non visto. E la infila nell'angolino basso. Napoli in vantaggio, signori. E manca poco alla fine. Possiamo qualificarci per il turno successivo. Dai, ragazzi, dai. Bravi così. Napoli che copre bene. Gulam di nuovo per Koulibaly. Koulibaly per Malcuit. Pressato il giocatore napoletano, ma riesce a passarla ad Allan per Fabian Ruiz, protegge il pallone. Verdi vede l'inserimento di Insigne, abbastanza libero, può provare il tiro a giro ed era doppio! Grande tiro a giro di Lorenzo Insigne! E ipoteca così la vittoria contro il West Ham. Bene così. Bene così. Rivediamo l'azione. Vede lo spazio, tiro a giro, imparabile nell'angolino basso per il portiere. E il Napoli ipoteca la vittoria. Finisce qui, ragazzi. Sono
ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Il cambio di modulo e i cambi di giocatore sono stati secondo me la chiave, perché col 4-4-2 ci si può trovare anche abbastanza bene, quindi sono molto molto contento. Il 4-4-2 diciamo che io uso più Mertens che Milik, perché Milik è più lento rispetto a Mertens. Insigne e Mertens stesso hanno tanta velocità e a me questo piace. Certo, sui cross non vanno bene, però o uno o l'altro. Bene, adesso vediamo cosa hanno fatto le altre due squadre e speriamo che i nostri calcoli siano stati corretti e che abbiamo passato il turno. Ok ragazzi, allora, abbiamo vinto, però il Leverkusen ha battuto 4-0 l'Olympique Marsiglia, mi fa stranissimo. Nonostante questo, però, grazie alla differenza reti siamo riusciti a passare il turno. Ora, le semifinali in questo caso sono Olympique Marsiglia contro l'Olympique Lione, quindi è anche un derby, contro l'altra seconda semifinale che è Arsenal contro Napoli. L'Arsenal non sarà affatto facile, sinceramente io già mi aspetto di prendere una tramvata di quelle allucinanti, però va bene, ci proveremo, ci proveremo. Ci hanno dato 2 milioni di premio per aver passato turno. Nella prossima puntata vedremo la semifinale contro l'Arsenal, l'ipotetica finale contro chi non si sa e la prima partita di campionato contro la Lazio, nel caso in cui invece dovremmo uscire dalla competizione e non giocare la finale del torneo precampionato. Ci sarà semifinale contro l'Arsenal, la prima partita di campionato contro la Lazio e poi la seconda contro il Milan. Entrambe le squadre non sono per niente facili, quindi non so come andrà a finire, lo dico sempre anche per pararmi il popocci. Oltre a questo, nella seconda puntata comincerò anche a vedere un po' i giocatori del vivaio da poter far crescere, quali far crescere, ingaggiare, in modo così possiamo raggiungere l'obiettivo che la dirigenza ci ha chiesto. Per ora questo video finisce qua. Io vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando, mettete tanti like, condividete il più possibile. Iscrivetevi al canale, trovate qua sotto in descrizione anche gli altri indirizzi per il mio profilo Instagram e per il mio canale Twitch e per la mia pagina di Facebook. Continuate a seguirmi in tanti, attivate la campanella per essere aggiornati sia per i nuovi video che posterò che per le live che per anche i video di musica. Detto questo, alla prossima puntata. Ciao a you, state buoni.